Un elemento che mi sembra molto importante per chiarire qual è il ruolo dello Stato di diritto, della democrazia nella discussione odierna, è quella della deriva che il dibattito pubblico ha preso in molti paesi dell'Unione Europea e anche in Italia. E questo significa che mentre qualche anno fa alcuni fattori, dalle dichiarazioni razziste alle azioni contro i Rom, alla venuta al potere di un partito, per esempio, come quello di Haider in Austria, o la Lega o Berlusconi, tutti questi elementi erano considerati fattori non soltanto di scandalo, ma che dovevano ottenere una reazione da parte dell'Unione Europea. Reazione peraltro che è stata piuttosto insufficiente, ma che c'è stata anche da parte dell'opinione pubblica. Oggi questo tipo di reazione, questo tipo di azione da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, Commissione o Parlamento, rispetto al tema della democrazia, dello Stato di diritto nell'Unione è molto meno forte, molto meno determinata e quindi questo ha comportato che una serie di comportamenti siano sostanzialmente considerati accettabili e che anzi il fatto che l'Unione Europea intervenga su questi può essere addirittura un elemento negativo che prende insomma, che rafforza i sentimenti euroscettici. Voi ricorderete qualche anno fa Berlusconi accusava tutti noi che cercavamo anche da Bruxelles di rispondere agli attacchi alla libertà di stampa e a una deriva anche di regime che il nostro paese stava allora vivendo e che peraltro secondo me vive ancora adesso, anche se in modi piuttosto diversi. La risposta era: voi siete anti-italiani, voi fate gli interessi dei nostri nemici, eccetera. Ebbene, questo discorso ha fatto scuola ed è diventato un elemento importante nel blocco sostanziale del fronte pro-europeo e pro-democratico nel portare avanti con decisione e con determinatezza le ragioni non soltanto dell'Europa, ma anche dell'apertura della democrazia. Credo che questo sia uno sviluppo estremamente pernicioso e pericoloso che si sta vedendo non soltanto in Ungheria e in Polonia, ma che è figlio di quell'assenza o di quell'insufficienza di azione ai tempi di Berlusconi. Io sono per esempio dell'opinione che se l'Unione Europea fosse intervenuta con una risoluzione, con una direttiva, come peraltro doveva fare, aveva promesso di fare, sul pluralismo e sulla libertà dei media, tutta una serie di derive che si sono verificate, per esempio in Ungheria e in Polonia, sarebbero state molto più difficili. Se il meccanismo dell'articolo 7, che deve intervenire nel momento in cui esiste una violazione importante dei diritti umani in uno degli Stati membri, fosse stato un pochino meno organizzato in un modo meno difficile da lanciare e ci fossero stati, come peraltro noi Verdi avevamo proposto ai tempi della riforma del Trattato di Lisbona, dei meccanismi più semplici per attivare una specie di vigilanza, un po' come succede, una specie di troica dei diritti invece che soltanto la troica sul bilancio, credo che la situazione oggi sarebbe molto diversa, perché la credibilità e la capacità di azione dell'Unione Europea su questo settore è sicuramente molto meno importante, molto meno forte e anche molto meno credibile rispetto alla sua impopolarissima azione sui bilanci interni. E credo che questo sia un elemento fondamentale che noi dobbiamo tenere in considerazione se dobbiamo davvero operare per rilanciare il progetto dell'Unione Europea. Se noi lanciamo l'idea, per esempio, come già abbiamo fatto, della troica dei diritti, credo che eviteremo anche un tipo di scontro che in questo momento si sta verificando tra diversi Paesi membri. Voglio fare un esempio, soltanto di 2 giorni fa, la notizia che il primo ministro del Lussemburgo ha chiesto l'esclusione dell'Ungheria per violazione dei diritti umani dei rifugiati, dei migranti. A parte il fatto che io vorrei vedere quanto il nostro paese e altri paesi, dalla Francia in giù, rispettano i diritti dei migranti o dei lavoratori quando ascoltiamo delle terrificanti storie di vera e propria schiavitù nei campi, in particolare della Puglia. Quindi, a parte questo elemento, è evidente che questo tipo di affermazioni, ti voglio buttare fuori, non sono esattamente un tipo di affermazioni che può essere particolarmente positiva se vogliamo trovare una soluzione positiva.
positiva. È chiaro però che il tema esistono delle concezioni di democrazia che sono diverse fra gli diversi stati membri, dei governi al potere che stanno andando verso l'estrema destra, e il resto dell'Europa non può semplicemente far finta di non vederle, anche perché noi in questo modo perdiamo qualsiasi credibilità se vogliamo reagire rispetto agli attacchi ai diritti delle persone, ai diritti delle libertà e anche allo Stato di diritto che esistono oggi in paesi come la Turchia, ma appunto anche l'Egitto e altri paesi mediterranei e non solo. Credo che la nostra credibilità come luogo di libertà, di diritti, parta dalla nostra credibilità nell'azione di limitare la deriva all'interno dell'Unione Europea.